E va bene così. Allora, questo disegno è decisamente complicato, cioè il modello è molto complesso e non l'avrei consigliato a nessuno dei miei allievi. Infatti non so se stasera riuscirò a farlo, ve lo dico prima. Comunque vediamo. Allora, la prima cosa da fare è individuare la linea dell'orizzonte, anche se io in questo caso l'orizzonte non lo vedo, e quindi potrebbe essere complicato. No, non è così complicato come sembra, perché, scusate se ecco così, perché in effetti mi basta trovare delle linee. No, nel caso stessi dal vero, io farei questa operazione. Terrei la matita orizzontale all'altezza degli occhi. Se è all'altezza degli occhi, è all'altezza dell'orizzonte. Quella linea lì è all'altezza dell'orizzonte. In questo caso, rispetto al disegno che io ho, c'è nella parte della scala in basso, quella sulla destra, quella che vedo di fianco. C'è un gradino che ha una linea orizzontale. Contando dall'alto è il secondo. Perché se conto dall'alto il terzo gradino, già comincio a vedere la parte superiore del gradino, il quarto e il quinto molto di più. In genere quando si disegna si fa una forzatura. Ovvero si presume che tutti gli elementi abbiano, questa è una prospettiva accidentale. Nelle prospettive accidentali ci sono due o tre punti di fuga. Il terzo punto di fuga in genere sta in alto o in basso e riguarda, che ne so, se sto disegnando una cattedrale oppure voglio esaltare il senso di altezza dei palazzi o dei grattacieli, allora metto un punto di fuga in alto nel cielo e tutte le linee convergono lì, no? Invece in questo caso io faccio una forzatura e decido che ci siano solo due punti di fuga, uno da una parte e uno dall'altra. Come funziona questa cosa? In questo caso io adesso faccio uno schizzo semplificato e poi andremo avanti. Allora, io ho la linea dell'orizzonte, diciamo, qui. Ho disegnato una matita molto grossa perché sennò non si. Poi ho un. Non si vede. Poi ho un angolo che è di fianco alla porta, poi c'è una parete che viene in avanti. E quindi ho questo angolo messo qui. Allora, se quindi c'è una parte di disegno e di oggetto, di soggetto che sta sopra l'orizzonte e una parte che sta sotto l'orizzonte. Io adesso forzo le cose e restringo perché poi in realtà nel modello che ho fotografico i punti di fuga, specie quelli che vanno verso il punto di fuga. Specie il punto di fuga a destra è molto 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 lontano rispetto all'altro, però facciamo finta che in questo caso il punto rispetto alla mia inquadratura, diciamo che la mia inquadratura potrebbe essere qua, diciamo sì, così, diciamo che io sto facendo l'inquadratura del disegno in questa situazione, ok? Che succede? E adesso facciamo una forzatura, è sicuramente molto più distante, eh? Molto più distante, però per rendere chiaro quello che stiamo facendo. Io ho un punto di fuga, ecco, lo sposto qui, un punto di fuga lo mettiamo qua.
E vedrete che si forza, si crea come un effetto di come dire, di obiettivo di grandangolare, di quelli che deformano un po' a occhio di pesce le forme, però per adesso ci accontentiamo, vi devo farvi vedere delle cose fondamentalmente di base della prospettiva. L'altro punto di fuga invece è più vicino alla verticale, diciamo che sta qua. La base dunque, questo punto, c'ho un muro così e un muro così sul quale c'è la porta. Per capire più o meno dove sta, io prima di tutto devo capire, partiamo dalla base della scala in basso. Questo è il primo scalino. Tiro una linea. Oh, io quando tiro questo tipo di linee tengo dita ferme e polso fermo e muovo solo il gomito. E l'altra linea andrà così. Ci siamo? E questo è il primo elemento. Poi c'ho il gradino, ci avrò un gradino. Adesso io faccio, la semplifico tutto, non faccio gradini, faccio solo, come dire, la struttura base. Questa se ne sale, diciamo, in questa maniera, e poi da questo punto qui ci sono dei gradi, cioè c'è un piano che è sopra l'orizzonte, perché abbiamo deciso che l'orizzonte è all'altezza del primo gradino, cioè sceso il primo gradino. Quindi qui se ne andrà in questa maniera. È tutto molto forzato questo, in realtà non è così evidente. E quel gradino se ne andrà in questo modo, e rispetto allo spigolo, cioè all'angolo, che è questo, diciamo che possiamo accontentarci di questo. A questo punto, questo sarà, se questo è così e sta qui, guardate che mi tocca fare, eh. Questo mi permette di capire quanto è più largo davanti e se ne va in questo modo. Questa è la scala, poi la dovrei dividere in gradini, ok? Però per adesso non lo faccio, cioè, ovvero questo qui sarebbe così, così, sì, questo è così. Poi quest'altro viene in avanti. E sarà così. Questo è il gradino che sta sull'orizzonte praticamente. Quest'altro sarà così e funziona in questa maniera. In questa maniera io posso stabilire. Adesso io non sto mettendo neanche attenzione al disegno, è solo per farvi vedere. No, questo si ferma qui. Così, così. Quindi questo qui me lo levo, ecco fatto. Oh, non so se avete visto che io prima ho corretto e poi ho sistemato. E qui ho fatto già un errore, vedete, mi sono parlare e disegnare è molto difficile. Qui ho sbagliato tutto. Perché questo sta così, quest'altro parte da qui e io lo devo riferire a questa. Quindi il gradino sarà così. Facciamo finta che arriva qui. Io lo devo riferire sempre qui. E anche il piano sarà così. Poi scende di nuovo. Io lo dovrò riferire prima questo. Chiaramente adesso io sto forzando molto il disegno. Perché alla fine, ok, diciamo che arriva a questo punto. I miei cani non sono d'accordo, ma io non so che dirgli.
Ci siamo. Vedete come gira la scala, la prospettiva di questa scala? Ecco, gira sempre. Gira così perché si muove rispetto. Ok? E questa è una prima cosa. Io poi qui più avanti, in questa posizione, a questa altezza, c'ho la porta. Anche se devo salire per la scala, perché io dunque sono qua e c'ho un'altra scala che arriva a una, diciamo, io prendo come riferimento, diciamo, sì, questa è l'inclinazione, può essere così. Qui, e adesso sto forzando chiaramente, qui ci sarà il piano da dove, il pianerottolo da dove si accede alla porta in alto, che sarà, in questo caso è molto forzata la prospettiva, sarà così, questo qui sarà verso questo modo, questo è così. Oh, nel disegno che è stato pubblicato su Facebook, sul gruppo, c'è un errore. Praticamente non, chi l'ha fatto il disegno non ha capito che qui c'è una parete così e l'altra parete così, cioè che qui c'è un angolo. Il disegnatore ha fatto una parete tutta parallela e non è così, sì, è abbastanza evidente. Questo se ne va in questa maniera e lei se ne scende, la scala se ne scende. In questo modo, chiaramente io tutto questo disegno lo potrei fare in maniera estremamente precisa se usassi se avessi piante e prospetto, cioè la pianta, prospetto e i due prospetti laterali. A quel punto farei o un'assonometria oppure potrei costruire proprio una prospettiva formale, cosa che però non è di interesse del tipo di disegno che stiamo facendo noi, perché il tipo di disegno che stiamo facendo noi è un disegno che simula la prospettiva a vista. Cioè il concetto è che io sto in questo vicolo, vedo questo angolo, mi piace come vista e me lo disegno direttamente prendendo con la matita certe inclinazioni e prendendo certe misure e decidendo certi rapporti. A questo punto io qui me ne vado sempre verso questo punto e chiaramente qui è molto forzata la prospettiva, qui c'è la balaustra qua sopra, che chiaramente, diciamo che alta così, sarebbe in questo modo. Come vedete è molto ardita questa inquadratura. Qui non c'è niente perché qui la balaustra, se questo è alto così, qui sarà alto equivalente, sta in questo modo. E qui ce n'è una seconda che si vede anche. E questa in prospettiva così invece. Ok, questo è il sotto, qua sotto c'è l'angolo, qui c'è un grosso scuro che io volendo me lo posso pure fare. Oh, da che vedo che questa parete è così? Dal fatto che se io vado a sviluppare il mattonato, i mattoni che costruiscono questo muro, hanno tutti come riferimento questo. Hanno tutti come riferimento questo punto di fuga. Ok? Vedete? Questa è una prospettiva decisamente molto difficile. La porta, invece, che sta qua, diciamo, la cima della porta c'ha come riferimento quest'altro, poi entra dentro e va
in questa direzione, così, e poi c'ha delle sbarre più chiare, e comunque, e poi c'ha un'ombra portata, e quindi sta così. Perché questa parete è parallela a questa. E vediamo i mattoni, così forse diventa più evidente. A porte proprio ci sarà la cornice di questa porta, no? Che sarà circa così. E i mattoni di questa vanno in quest'altra direzione, quindi sarà così, sarà così, sarà così, sarà così. È chiaro? Adesso io sto forzando tutto. Era solo, volevo solo farvi vedere, poi chiaramente qui c'è il pianerottolo che va, sta così, e qui non so, forse adesso è fuori dall'inquadratura, però immagino che anche qui ci sono, come dire, ci sono i mattoni che vanno in questo modo, e questo qui sale da, dunque questo sta da qui, questo viene giù così, e qui anche qui ci sono prima una barra che regge tutta la scala, e poi ci sono i gradini, uno che io non vedo, però vedo questi angoli qui. Ci siamo, e qui ci sono queste direzioni che vanno così. Allora, questa è la costruzione. È evidente che il tutto è al di fuori del mio foglio di disegno, delle mie quadre, che facciamo finta che questo sia la cornice del mio quadro. Ci siamo? Qui poi, quindi, questo qui è scuro, qui ci sono degli elementi più luminosi. Io però non posso vedere. Qui di nuovo c'è il muro che va così, qui c'è il muro che va invece in questa maniera, poi va in questa maniera, poi invece sotto comincia a salire. E si ferma qua, e poi qui c'è quel cartello curioso, l'avete letto che c'è scritto? Allo stivallo, vendita liquori e vino, liquori col CH, bellino, molto interessante questa cosa, che sta circa a questa altezza, che è una insegna. E poi ci sarà tutti gli effetti e i difetti del muro, poi li vediamo successivamente. Qui c'è un tubo. Questa è una prima bozza di impostazione. Va bene, allora adesso cambio foglio e facciamo il disegno vero e proprio. Un primo bozzetto, perché che ora abbiamo fatto? Sì, un quarto d'ora. Dunque, nella mia inquadratura, che se prendo le misure una volta e mezzo la larghezza, io prendo qui, io userò l'inquadratura della foto. Lo divido in tre, ok, questa è la misura. Uso l'inquadratura della foto per prendere le misure, dato che sto lavorando in una maniera un po' forzata, nel senso che questo sarebbe molto meglio farlo dal vero. Io sto uscendo adesso col bel tempo spesso a disegnare dal vero.
Allora, dal mio punto lo spigolo, rispetto 1, 2 è un pezzo, quindi diciamo potrebbe essere di meno. Cioè, anzi, l'angolo, perché lo spigolo viene fuori, l'angolo sta qua. Il piano, da quello che vedo, più o meno lo scalino più in basso rispetto all'angolo sta poco poco più in qua e c'ha questa leggera inclinazione. Ecco, vedete, io adesso tutte le inclinazioni che vanno verso il punto di fuga a destra le devo prendere a occhio. E quindi, oppure se fossi dal vero, farei questa operazione adesso per farvi vedere. Prenderei questa inclinazione e me la trasferirei sul mio foglio, cioè proprio così fisicamente. La vedo inclinato così e lo trasferisco. Lo vedo inclinato, lo vedo dritto e lo trasferisco. Ma no, insomma, io qui, non lo, qui lo dovrò fare a occhio, io sono abbastanza allenato. E questa è la base della scala piena, quella di mattoni. Che poi c'è una rampa di scale fatta di mattoni e un'altra rampa invece più volante, più leggera, fatta di legno. E questo ce l'ho. Dopodiché, rispetto, questo è il primo gradino, e di nuovo anche qui intanto mi cerco, vediamo un po' se posso prendere rispetto alla base. Quindi è circa questo. Questa qui è a questa altezza. C'ho il gradino sull'orizzonte, può essere? Mi sembra strano, mi sembra troppo poco. È 2,5. E quindi no, dovrebbe essere più alto. Cioè, dovrebbe essere possibile che sta qua. Dovrebbe essere circa qua l'orizzonte. E questo è una volta, 2 volte e mezzo, sì. Quindi questa misura che ho preso è sballata. Di nuovo, come vedete, prendo la misura a occhio, non sono convinto, faccio una valutazione migliore. Prima di cancellare la linea che non mi convinceva, per cui era sbagliata, traccio quella giusta, perché se no rischio di essere. Cioè, la linea sbagliata mi permette di valutare l'errore. Se io la linea sbagliata non ce l'ho, non valuto l'errore. Ok, detto questo, questo è il gradino e poi c'è un altro gradino più su. Un'altra cosa che faccio è questa prima inclinazione del primo gradino, qui faccio così, poi salgo. Questi gradini poi sono tutti uno diverso dall'altro. Terzo, quarto. Quarto,
e quinto, ok. Poi questo mi rientra e ce n'ho un altro che invece comincia a scendere troppo, a scendere un po'. Ok, questo è il gradino in più. Questo gradino, adesso tutti questi vanno circa fino a qui, quindi il primo se ne va così. Il primo stringe. E qui c'è una raggiera fino a questo che è lineare. Non so se riesco. Sì, credo di riuscire a spiegarmi. Io qui posso tirare una linea. A questo punto, questo sarà così, perché questi se ne vanno a un punto di fuga qui sulla destra e quindi saranno via via calanti. Via via calanti, qui fa così, qui esce fuori, scende giù, qui c'ho. Poi sono tutti sconnessi, no? Quindi è interessante anche quello, anche qui c'è una linea. E questo qui, anche questi sono, questo sì, questo sta, questo deve stare, questo deve salire, questo deve salire, questo deve salire, troppo meno, sì, così, e così, 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 e questo qui sarà nella stessa maniera, e questo se ne va così, e quindi probabilmente questo sarà un po' più largo. Che la prima cosa che devo fare è costruire, e poi qui ce ne sarà uno che sale e fa. Allora, qui salgono, 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 vedete, vedete, fino a che, vedete com'è? Funziona così la prospettiva. Poi qui c'ho questo asse e la mia scala sale con questa, dunque, vediamo un attimo, sempre mi prendo una misura. Quasi un terzo. Ok. Eh sì. A questo quindi la scala se ne sale, se ne va su in diagonale, in questo modo. Poi c'è tutto. E qui, oh, e questi vanno in giù. E questo qui se ne va in giù di un po'. Di tanto. Qui da questa parte vanno così e qui andrà in giù. Andrà in giù in questo modo. Questo se ne va giù così. E questo andrà in giù in questo modo qui. Questo tipo di disegno a questo punto. Qui c'ho una specie di tubo. Qui c'è un tubo. Questo è troppo largo. Che fa così. Qui c'ho il palo del legno. Adesso, prima di fare questo, la porta arriva fino in cima. Però prima di farla devo fare una valutazione quanto è larga. Sì, diciamo che. Questo è il tubo. Qui, occhio, prendo la cornice. Qui prendo la cornice della porta.
Qui c'ho l'altra cornice, dunque la cornice poi rientra. Poi va su. Questa è la luce della porta e da qui se ne va giù in questa maniera, che è coerente perché parte da qua, vedete? E questo è l'andamento di tutte le linee parallele che vanno verso sinistra. Invece le linee parallele vanno verso destra. Ok, quindi qui ci sarà, perché questa è la cornice della porta. La porta sta qui, così. Questa è sempre la cornice bianca. Questa invece è dove rientra. Io qui non, questo non lo vedo perché sta in ombra, che qui c'è un'ombra forte e mi dice da dove viene la luce. Quest'ombra mi dice che la luce arriva da qua. Ok? E poi c'è il vano della porta e poi c'è una serie di elementi messi sempre in prospettiva. Io per adesso ne prendo nota, anche perché qua davanti a questo punto la balaustra di questo pianerottolo sta in qualche maniera, è un po' anche un po' sconnessa, però sta in qualche maniera in corrispondenza di questo. Ok? Sta così e sta così, e qui un'altra stecca di legno che è fatta così. Dopodiché, qui sotto c'è questo spazio, così, uno, qui non so, ah sì, qui c'è sale e c'è uno scalino proprio, che se ne va giù in questa direzione, questo se ne va così. Qua davanti c'ho un pezzo di balaustra che arriva fino a questa altezza e se ne va su in questo modo, poi va in questo modo qui e qui anche qui ce n'è un altro che arriva circa a questo punto e arriva a questo punto. Per non confondermi faccio un po' di pulizia. Ok, a questo punto qui ho, allora questo è così e poi c'ho questa specie di cancello. Questo cancello di nuovo va a questo tipo di e quindi se ne va in questo modo qui. Così. Poi è tutto sghimbescio. Quindi si fermerà così. Ho il disegno sul gruppo di Facebook, peraltro voi avete volendo il link nella descrizione di questo filmato. Un'altra cosa, vorrei invitarvi se potete a iscrivervi al canale, mi aiuterebbe molto. Quindi se potete fatemi questa cortesia, iscrivetevi al canale. Allora, questo è così e ci sono una, due e tre, quindi ci sarà una stecca così. Una stecca quasi attaccata. Un'altra stecca qui. Un'altra stecca qui.
Cioè, stavo dicendo, il disegno che sta sul canale, sul gruppo di Facebook, non è niente male. Chiaramente c'è un po' di ingenuità perché, appunto, lei non ha questo qui. Scusate, io un po' parlo e un po' c'ho dei problemi ad articolare. Sì, questo può andar bene. Perché è un disegno piuttosto complesso che mi sta. Ok. E qui chiaramente se questo è così, questo così, questo così, ok. Questi sono in questo modo. Qua sotto. Sembra esserci un'altra porta. Un'altra porta. Così. Questo è lo spigolo. Se ne va fino a qui. Beh, fino al terzo scalino. Ma si sta, comincia in qualche maniera a corrispondere tutto. Questa è la linea. Questa sarà un po' ed è stretta, poi c'è un'altra più larga che sale un po', poi ce n'è un'altra ancora più larga, qui c'è questo, queste cominciano a salire vertiginosamente. E quindi c'ho questo. Da quest'altra parte ci avrò degli andamenti di questo è così, questo è un po' di meno, questo ancora di meno. E infatti questo qui a questa altezza va in questa direzione, questo va in questa direzione, qui c'è un'ombra e basta. Qui adesso poi devo cominciare a mettere le ombre. Questo sempre, no, questi devono salire sempre un po' fino a questo punto. Ok. Poi qui c'è, non so bene, questa mi sembra più un'ombra che altro, mentre invece questo è più così. Qui c'è un'altra linea di questo tipo. Qui c'è una. Qui abbiamo detto che ho questa linea così, un'altra strana linea per il chiaroscuro e qui comincia ad esserci. Allora, intanto l'altra cosa, siccome qui c'è la. E siamo. Questa è luce solare, non è una luce puntiforme, quindi no, non si allarga per la teoria delle ombre. Se questa abbiamo deciso che è l'inclinazione del sole, qui c'è un'ombra portata, c'è un'ombra portata di questo tipo che mi darà le ombre. Qui intanto posso cominciare a dare, chiaramente do un primo chiaroscuro. Ok, poi queste ombre qui, sono molto scure le cose, qui intanto prima è così, la prima non è così ombreggiata, il secondo. Questo è un'ombra forte. Questo meno e poi c'ho questo, questa ombra qui,
questa ombra qui, e qui vedi che c'ho. Eh sì, perché se l'ombra, se gli andamenti del muro sono questi, ma così, questo sta in ombra, questo sta in ombra, qui c'ho degli andamenti di questo tipo, qui comincia a esserci un po' di scuro, tutto questo sta in ombra. Così, qui. E così, anche qui c'ho delle ombre di cui tenere conto. Qui c'è un cartello. Tutta questa parte qui è tutta in leggera ombra e anche questa, tutta parte è in ombra. Qui c'è una tavoletta, due tavolette, qui esce fuori un pezzo e qui c'è un'ombra abbastanza forte. E qui ci sono tutte macchie, però adesso queste annotazioni le farò successivamente. Questo è più scuro. C'è ombra e qui c'è ombra. Chiari e scuri che non si capisce cosa sono. Per adesso, quindi cerco di cavarmela con un po' di chiaroscuro. In realtà i legni sono due, però già mi sto facendo catturare troppo dai particolari. Allora, qui c'ho questo gradino che poi in realtà è diviso in due e c'ha una parte che
scura. Allora, io intanto mi fermo un momento perché ho bisogno di chiarire. Vedete, mi sono fatto catturare da questi particolari e ho sbagliato. Non bisogna, bisogna procedere progressivamente, altrimenti ti perdi e poi fai un pezzetto fatto bene e tutto il resto troppo sperso. A questo punto c'ho questa zona che è molto scura. Grazie per la meravigliosa lezione. Grazie a te, Marcos. Ma quindi tu riuscivi a sentirmi, Marcos? Oh, e questo qui va. Allora, poi qui c'è qualche elemento. Comunque adesso si sente meglio. Qui ci vuole. Allora. Qui abbiamo questa zona molto scura. Qui quindi sì, potrai vederlo dall'inizio, Nadia, perché lo so che adesso si sente perfettamente. Adesso cercherò di recuperare l'audio perché è stato registrato molto basso, ma io ce l'ho e quindi dovrei poterlo ricaricare in qualche maniera. Qui abbiamo quest'ombra così forte. Qui è molto, qui è anche molto scuro. E mi potevate avvertire, vigliacchi, che stavo facendo tutta questa fatica. La mia bella lezione.
sì, un'ora. Ok, qui questi elementi ci sono, questo è più scuro, questo sarebbe così. Scurendo diventa divertente. Vabbè, qui. Ok, dunque. Il tubo è questo, questo. Sto sbagliando, attenzione. Se avete domande da fare, fatele. Io in qualche maniera sto qui apposta.
Il fatto che io, allora, come vedete, vado con grande sicurezza, no? Perché? Perché ho la, come dire, so dove mettere, c'ho una struttura solida sotto di disegno e quindi posso andare con grande sicurezza. A raccontare i vari elementi. Perché qui adesso io devo solo, vabbè, l'è scritta, perché devo solo, come dire, usare la struttura solida che mi sono organizzato per tracciare. Per mettere i chiaroscuri, cosa che prima, che altrimenti andrei sempre a caso. Non so se riesco a spiegarmi. Io l'ho spiegato all'inizio, se tu ti riguardi il filmato, dall'inizio, Nadia, vedrai come ho costruito prima di arrivare a questa struttura. Puoi vedere come ho costruito la prospettiva, che è una delle cose che appunto io sia sulla destra che sulla sinistra non ho possibilità di stabilire i punti di fuga all'interno del disegno. Mi serve, cioè, qui il punto di fuga sarà almeno qui, in questo punto qui, cioè a questa distanza. Da quest'altra parte sarà almeno a 2 o 3 metri fuori del disegno. Quindi io in realtà sono andato a occhio, detto in maniera brutale. Questo facciamolo, ma prima ci orientiamo così, così, se non si capisce niente. Così stabiliamo le famose masse di ombra. Questo mi gli do una pulita. Ok.
Oh, ti volevo far sapere, Nadia, che si è formato un bellissimo gruppo al quale io sto mandando lezioni o sto proponendo lezioni, poi loro le fanno e io ogni lunedì sera faccio delle correzioni di gruppo. Quindi se ti interessa potresti anche tu partecipare a questa cosa. Questo mi finisce. Circa qua e qua, eccola qua, così. E c'è questa spaccatura in mezzo, qui è più scuro. Direi che poi per oggi io... Che ore? 7, ormai c'ho altri 20 minuti, dai. Ci posso. Che direi, vorrei fermarmi alle. Ok, credo comunque che io adesso mi fermerò. Più che altro perché sono stanco. Quindi direi che abbiamo fatto un bel po' di lavoro. E quindi vi saluto.
Buonasera, come va? Juliette. Tutto bene? Bene. Io sto disegnando, quindi sto benissimo. Cerco, beh, chi si ferma è perduto, no? Dicono. Disegnando e dipingendo, quasi tutte le sere. Poi ho deciso di farlo, di fare anche i lavori miei in diretta. Per vedere che succede. Perché non mi va di guardare la televisione e a quest'ora c'ho più tempo.
sembra, mancano i muri. Bisognerà fare tutto il trattamento ai muri, perché sennò questo non si capisce. Adesso faccio un altro po' di questo scalino, poi me ne vado. Perché no? Questo, se guardi nelle note in basso c'è l'indirizzo per scaricare il modello di questo disegno, quindi. Che ora abbiamo fatto? È 21. Io fra 10 minuti mi fermo. Perché comunque insomma la giornata l'ho fatta, sono stanchino. Però più o meno l'impostazione l'ho data. Credo che domani sera lo finirò. Perché qui c'è tutta una serie di cose che non si capiscono neanche. Cos'è sta così? Sì, se lo facesse mia moglie, però io. Sì, potrebbe essere. Però ecco che vedete che c'è l'andamento. C'è l'andamento della scala. Domani me lo finisco. Oggi ormai non ce la faccio più. Devo qui non mi posso mettere, se no mi metto. Adesso se comincia a fare i mattoni siamo pregati. Ok, direi che sì, è ora. Sì, potrebbe essere interessante l'acquerello, è vero. Ma tu. Cioè, la cosa fondamentale è sempre la costruzione a monte. Io adesso riguarderò tutto il filmato perché probabilmente lo dovrò sostituire perché tutta la prima parte c'è il volume molto molto basso e spero che si senta. Per adesso buonasera, vi ringrazio della compagnia per chi c'è stato e direi che oggi ci fermiamo. Ciao, state bene.